Ciao, qui Eli Prandi e davanti a me ci sono 6 buste della nuova collezione Teamsters Micro Motors di grandi giochi. In ogni busta abbiamo una scatoletta con tanti compartimenti a sorpresa e troveremo piccolissime automobili, un sacco di gadget per personalizzarle e lanciatori per farle sfrecciare. Allora, apriamo le buste e vediamo subito di cosa si tratta. Intanto sulla busta leggiamo che, sebbene si tratti di giocattoli grandi giochi, qui in Italia in realtà sono prodotte dalla HT, una compagnia inglese che ancora non conosciamo. Questo è il nostro primo approccio con loro. E ci sono più di 20 auto diverse da collezionare. Qua dietro, con dei simbolini, ci raccontano che troveremo degli adesivi, degli accessori, poi dei gadget per personalizzare l'auto, il lanciatore, una capsula per conservare l'auto e naturalmente la macchinina a sorpresa. Allora, qui ho le forbici, apriamo la prima busta di Teamsters Micro Motors. Scopriamole insieme a voi, sono le prime che vediamo. Allora, ecco, beh, carina, la scatoletta con il nostro conto alla rovescia. 3, 2, 1, via! E noi seguiamo il conto alla rovescia. Quindi prendiamo la prima capsulina segreta. Separiamola da adesso. Ecco qui, cosa troveremo qua dentro? Rullo di tamburi. Allora, qui c'è un depianino con benissimo la checklist di tutte le auto che esistono e le istruzioni su come utilizzare il contenuto. Vedete, ad esempio, qua ci spiegano che ad esempio sarà un elastico a lanciare le automobiline, a dare la forza di lancio. Benissimo, mettiamo qua, teniamole perché le istruzioni saranno preziose. E qui c'è una bustina che contiene il primo accessorio. Sono curioso, apriamola. Qui dentro troviamo una chiave, guardate un po', bellissimo, che abbiamo una chiave per la nostra auto, ma ancora non sappiamo di che auto si tratti. Mettiamo qui la nostra chiavetta. E c'è anche un cordino, guardate, così possiamo custodirla. Bellissimo, perfetto. Allora, facciamo così, facciamo il nodino. E potremo attaccare la chiave, beh, alle nostre chiavi di casa o magari al lanciatore stesso, sapete, forse è il modo migliore per non perdere nulla. Ecco qua, mettiamo da parte. Secondo scatolino a sorpresa. Qua dentro abbiamo un'altra bustina, naturalmente. Cosa sarà mai? Quindi apriamo anche questa piccola bustina segreta. E qui abbiamo un accessorio da collegare, presumo, con il lanciatore. Ah, curioso, sono molto curioso. Bella plastica, mi piace. Però forse la chiave si infila... No. Non lo so ancora. Ancora non so come funzionerà. Mettiamo da parte. Terza capsula, ma quella più grossa. Apriamo e guardate un po'. Qui in tutto il suo splendore troviamo l'auto, che sembra dettagliatissima. La colorazione è proprio notevole. Allora, apriamola. Dobbiamo conoscerla bene. Qui apriamo lo sportellino del nostro garage. Facciamo uscire tutto quanto, va bene, faccio una plastichina che fa parte della confezione per tenere l'auto in posizione, che non balli. Poi vediamo un po' come si può utilizzare tutto questo. Intanto facciamo uscire l'auto. Abbiamo visto come corrono queste auto, praticamente invece di avere le ruotine che girano abbiamo una biglia di metallo qua sotto, vedete? Pesantissima dal peso e farà correre l'automobilina e la farà sfrecciare, vedete? Farà sgommare un pochino da tutti i lati. Vediamo bene il modellino di auto. Sono molto belli i colori, molto dettagliati tutti questi decal sull'auto, carino, hanno colorato anche le ruote, è un peccato che non girino, però l'auto andrà avanti lo stesso grazie alla biglia che ha qui sotto. Perfetto, adesso dobbiamo imparare ad utilizzare il nostro lanciatore. Bene, qui abbiamo la nostra chiavetta rossa, questa è l'auto che in questo momento è incastrata su un piedistallino che sarà utile per metterla in esposizione, ma si può separarla in questo modo e siamo pronti per spararla utilizzando il suo speciale lanciatore. Abbiamo incastrato dentro il pezzo blu e tirato indietro in posizione. Mettiamo l'auto sulla sua pista.
E premiamo la linguetta blu che esce qua dietro. Vediamo l'auto sfrecciare fuori dalla scatoletta. E adesso apriamo tutte le altre. E queste sono le nostre 6 Micro Motors. Una l'abbiamo trovata a doppia, è Dynamite, qui, quindi mettiamola da parte, ci possiamo concentrare sulle altre. Le auto della serie sono divise in 4 squadre e con ogni automobilina troviamo un adesivo con il simbolo della sua squadra. Ad esempio qui possiamo iniziare da Big Daddy, che appartiene alla squadra delle Monster Threads, vale a dire pneumatici mostruosi, e il loro simbolo è quello di una specie di mostro di Frankenstein. Ecco il suo adesivo, tutto infiammato. Questa è la nostra auto, la possiamo rimuovere dal piedistallino e si tratta di un Bigfoot. Ma con lei c'è anche un accessorio rimovibile ed è questo grosso dettaglio del motore sul cofano. Possiamo sostituirlo con l'altro che era nella bustina insieme a lei, questo in gomma dorata addirittura. Allora lo incastriamo qua sul cofano e abbiamo personalizzato la nostra Big Daddy. Potevamo anche farlo volendo rimuoverlo aiutandoci con l'accessorio che era con lei, questa specie di chiave inglese. Niente male. Mettiamo qui la nostra Big Daddy. Possiamo vedere invece quello che abbiamo trovato per la serie dei Hot Rods. Ecco qui, che è personalmente la mia preferita fra quelle che abbiamo visto, vale a dire Firebrand. Questa bellissima auto rossa mi piace tantissimo e ricordano quelle vecchissime auto degli anni 30 che personalizzavano in maniera molto vistosa negli anni 50. Chi seguiva Happy Days ha capito di cosa parlo. Anche qui abbiamo un dettaglio removibile per personalizzare l'auto. Questo dettaglio in gomma gialla sul cofano possiamo sostituirlo, voilà, via con quest'altro in gomma arancione. L'incastro è diverso da quello dell'auto prima, quindi non possiamo mischiare questi accessori con quelli dell'altra auto. Incastrato qui sul cofano ed è pronta per partire anche lei. Con lei c'è un altro bellissimo accessorio che è questo pistone, in una plastica arancione molto molto luminoso, un colore quasi pesca, mi piace molto. Poi abbiamo trovato un'auto per la squadra simboleggiata dal toro, sono i Nitro Chargers. Ecco qui, e l'auto che abbiamo trovato noi è per l'appunto Dynamite. Allora, eccola qui fra le nostre mani, la vediamo bene da vicino, è la prima che abbiamo aperto. No, non è la prima che abbiamo aperto, ho sbagliato. Allora possiamo rimuovere questo dettaglio dal suo cofano e sostituirlo con quest'altro, vedete? Che è un pochino meno vistoso ed è un colore canna di fucile più scuro. Io forse la preferisco così, credo che la lascerò messa così. Tutte quante con la biglia sotto per correre velocemente, l'accessorio che abbiamo trovato con lei per aggiustare l'auto e questa chiave inglese. Il simbolo è questo qui, del toro con le narici fumanti, quindi veramente imbizzarrito. Ora abbiamo invece un'auto che viene dalla squadra degli Speed Demons. Ok, quindi i demoni della velocità, e abbiamo trovato Ice. Questa è la prima che abbiamo aperto, la riconosciamo da questo grosso spoiler qua dietro. Ma anche questo dettaglio in realtà può essere sostituito perché possiamo rimuoverlo, e in gomma, tra l'altro, in questo modo quando le auto si scontreranno saremo sicuri che non si rompa l'alettone perché è flessibile. Benissimo, l'abbiamo tolto, possiamo sostituirlo con quest'altro, meno vistoso, un pochino più modesto, teniamo un profilo basso. Carinissima anche così. Bellissimi i colori di queste auto. E questo è l'adesivo che abbiamo trovato con lei, questo è il simbolo degli Speed Demons ed è appunto un diavolo alla guida di un'auto da corsa. Bello. Per finire un'altra che mi è piaciuta tantissimo, si tratta di Fang, sempre dalla serie dei Nitro Chargers, quindi il simbolo che abbiamo trovato con lei è di nuovo quello del toro. Questa è la nostra Fang, ha un bellissimo color verde metallizzato, mi è piaciuto tanto, e anche qui un dettaglio dell'auto può essere personalizzato, vale a dire questa protuberanza sul cofano la possiamo rimuovere, voilà, è in gomma anche lei, e la possiamo sostituire con quest'altra, di nuovo in un colore canna di fucile.
abbiamo personalizzato la nostra Fang. L'accessorio che c'era con lei era, di nuovo, la chiave inglese. I lanciatori delle Micro Motors sono anche delle capsule in cui custodirle ed esporle. Ognuna di esse ha un sacco di perni e di forellini per incastrarli in mille modi diversi. Prendiamo queste due ad esempio e vediamo che i forellini qua sotto si allineano con i perni che ci sono qua sopra. Possiamo impilarle perfettamente in questo modo oppure un pochino disallineate. Ma ci sono anche una fessura qua dietro ed un perno sullo sportellino davanti. Quindi potremmo anche pensare di incastrarle in questo modo, una con il retro dell'altra, ed ora le mettiamo sopra la colonna delle altre. Possiamo veramente farci qualunque cosa. E così abbiamo provato anche le Teamsters Micro Motors di Grandi Giochi. Possiamo collezionarle, customizzarle, farle correre a tutta velocità oppure scontrarsi fra di loro. Mi sono piaciuti molto in particolare questi due modelli, questa per il colore, questa invece proprio per la forma del modello, e poi c'è un bel teschio sul tetto. Ce ne sono 20, anzi più di 20, collezionabili, in particolare tre di queste sono così rare che non sono raffigurate nemmeno sulla checklist, quindi complimenti a chi le troverà. Voi potete farci sapere che cosa ne pensate nei commenti qui sotto, noi cerchiamo di rispondere a tutti. Noi ringraziamo tantissimo Grandi Giochi per quest'altra opportunità. Potete cliccare su mi piace se il video vi è piaciuto, condividerlo, potete seguirci anche su Facebook e su Instagram. Ciao!